è la sessualità negata. La sessualità negata. E l'amico Alessandro Arcangeli mi invia un articolo dove si torna a parlare della sessualità negata ai cosiddetti diversamente abili, ai portatori di handicap, alle persone diversamente abili. Beh, io l'articolo che mi ha inviato Alessandro Arcangeli ve lo metto come link nel riassunto di questo video. Allora, mi si perdoni, perdonatemi tutti cari amici, ma io ho le mie idee, cari amici, e noi siamo schiavi dell'istinto di sopravvivenza, cioè non vogliamo morire, e siamo schiavi dell'istinto di perpetuazione della specie. È l'istinto di perpetuazione della specie che ci porta ad avere rapporti sessuali. Beh, voi lo sapete, no? Che io ormai sono più di 10 anni che ripeto che noi siamo schiavi di queste due, siamo imprigionati da queste due catene, l'istinto di sopravvivenza che ci spinge a mangiare, a bere ed evitare la morte, e poi siamo schiavi dell'istinto di perpetuazione della specie, crescete e moltiplicatevi, che ci spinge ad avere rapporti sessuali. Allora perdonatemi per questo mio modo di affrontare il tema, vi prego, perdonatemi, ma io la penso così, penso che quella che taluni ritengono essere una disgrazia, la disgrazia di non poter avere rapporti sessuali, e io la ritengo una fortuna. Mi si perdoni, ma la penso proprio così. Io vorrei tanto che tutta l'umanità si liberasse dalla catena dell'istinto di perpetuazione della specie, perché in fin di conti i rapporti sessuali possono anche concludersi senza fare i bambini, e però esistono i rapporti sessuali per fare i bambini, tant'è vero che l'umanità è arrivata a 7 miliardi di abitanti. Quindi si può dire quello che si vuole, però i rapporti sessuali la natura li vuole per la perpetuazione della specie, questo è il fine. Poi possiamo usare i preservativi, possiamo usare tutti i trucchi che vogliamo, ma questa è la finalità, e l'umanità ha seguito gli ordini di questo istinto di perpetuazione della specie, perché siamo arrivati a 7 miliardi di abitanti, il pianeta è veramente sovrappopolato, sovrainquinato e via di seguito. Quindi la mia conclusione è che ciò che viene visto come un impedimento, per me, mi si perdoni, ma io la penso così, per me invece è un privilegio, perché le persone che hanno problemi a gestire la sessualità, per me, mi si scusi, mi si perdoni e si cerchi di capire il mio modo di intendere le cose, per me sono dei privilegiati, perché interrompono la catena delle cause e degli effetti, come diceva il Buddha, e io non ho un altro modo di affrontare il problema. Questo è il mio modo di affrontarlo, il problema. Mi dispiace se qualcuno non è soddisfatto di questa mia interpretazione, ma io la penso così, cari amici, io la penso così, la pensava così pure il Buddha, che sia chiaro, la pensava così pure il Buddha. Va bene, cari amici, ok Alessandro Arcangeli, ok cari amici, a tutti tanti cari saluti da Serafino Massoni.